Tanti volti quelli che dal Metapontino e non solo combattono contro le terribili piaghe del racket e dell'usura. Erano presenti all'iniziativa interistituzionale voluta e condivisa dalla Regione Basilicata e dal Comitato Regionale Antiusura e Antiracket, a seguito della serie di atti estorsivi accaduti nelle ultime settimane proprio nel Metapontino. È proprio la sala consiliare di Scanzano Ionico ha ospitato l'evento, al quale hanno partecipato tutti i soggetti, che a vario titolo possono creare quella rete stabile di sistema civile per combattere il saccheggio della legalità. Dobbiamo essere presenti perché la malavita credo che si incunei negli anfratti più inimmaginabili della società. Allora noi tenteremo stasera di dare un messaggio, anzi lo daremo il messaggio, quello di creare una rete stabile della società innanzitutto. La nostra è un'attenzione altissima, con tutti gli strumenti che la Regione può mettere in campo, che sono anche quelli di coordinamento delle amministrazioni, anche di sensibilizzazione al territorio, di sostegno alle imprese con strumenti finanziari anche nuovi aggiuntivi, di sostegno e di affiancamento al Comitato Antiusura, che è un organismo di diretta emanazione della Regione. Ci sembra che il terreno è così complesso che nessuno deve stare fermo e noi facciamo le nostre mosse affinché questo territorio diventi sempre più resistente a qualsiasi tipo di infiltrazione.